Tu mi freghi sempre. Ma io non ti frego. Adesso sto leggendo la storia qui, come devo fare, perché voglio farteli proprio bene, giusti, 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 giusti. Un pranzetto giusto, giusto, giusto oggi. Sì. Non ti frego io, no. Non ti frego, non ti frego, non ti frego. Voglio fare questa cosa qui, buona, 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 buona. La spiegazione, 2 ore, no, meno. Una volta lessati i fagioli, fate rosolare in un tegame con un po' d'olio, l'aglio e il rametto di salvia. Dopo 2 o 3 minuti, aggiungete i pomodori pelati e fate cuocere il tutto fino a ottenere un sugo abbastanza denso. Ma non sono fagioli questi. Non so, è una specialità. Sono i fagioli all'uccelletto. Infine aggiungete i fagioli che avete preparatamente preparato, salate e pepate secondo il vostro gusto. Quindi proseguite la cottura per altri 15 minuti. Servire ancora caldi. La Marina ha detto che non si trovano di qui. È una specialità, che non si trovano. Ah, ah, ah. Poi io devo darti i soldi, soldi. Prendi quella tazza rossa che l'ho lavata bene. Io ieri ho fatto degli esercizi per le gambe, praticamente. Immaginati di mettermi così e poi mi mettevo sopra la schiena, cioè qua, a mo' di cesti dell'acqua. Quanto è che ho messo ieri? 15, 30, 50 kg. 50 kg, che è poco. E poi facevo così. Per 64 volte. La la. 8x8. Ma sei sicuro che puoi farli? Sei sicuro? Ho chiesto il permesso, mi hanno detto di sì. A chi hai chiesto il permesso? A quelli in giro, non posso farli, loro, sì sì vai. Ma sì, loro che ti interessa, loro, basta che sei là, basta che... Dici che è una lobby quella delle palestre? Sei riuscita a punciarlo tutto, anche questo qua del miele? No, fai così, si sfrega, viene via. Insomma, sei riuscita a sbunciare tutto anche... Ma cosa hai combinato? Lì c'è... Ma è tutto appiccicoso. Lì c'è toglioli. Ma perché fai sempre danni? Ma dai! No, io non lo voglio più quello lì. È come i bambini, te, quando non va più, non lo voglio più, non lo voglio più. Non lo voglio più, no, non lo voglio più. Inizio da lavare adesso, ma a parte che l'hai anche rotto. No, non l'ho rotto. Come ho fatto a romperlo? Tutto grammatica. Eh? Tu sei una cicala, non sei una formica. Io rompo tutto con queste mani, mannaggia, 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 mannaggia. Sei un po' una cicala o una formica? Ma non lo so, non lo so. Beh, le formiche accumulano, secondo me sei un po' la formica. La formica è un po' disorganizzata, però facciamo del nostro meglio. I capelli non stanno... Adesso prendo appuntamento e andiamo assieme. Prima che vado... Anche buono. Allora, secondo me la polenta la faccio domani, perché stasera la mamma mi spiega come fare e domani la faccio. Guarda che bisogna mettere tre etti di polenta, non di più, Attento, perché c'è la spirazione dell'acqua e della farina, Non devi mettere... Sei te che la rompi, vedi che le schiacci. Io non ho mai schiacciato, non sono mai... Si fa schiacciando. La rompi se lo apre ogni volta. Ascolta, guarda che... Dobbiamo stare attenti a non mangiare troppa polenta, sai perché? No. Ci viene la pelagra. Ah, figurati. Un chilo di polenta. Cioè, se tu vai in montagna la fanno tutte le domeniche. Infatti tu... in montagna ci hanno tanti la pelagra. Davvero? Ah, ecco. Tutte le domeniche quell'uomo che veniva giù, che mi portava sempre la grappa per il nonno, e così perché, non so, c'era simpatico il nonno, allora le portava sempre un botticino di grappa. Passo perché vado a Borgo Manero, e diceva che lui faceva sempre tutte, aveva solo il ristorante. Hai fatto le orecchie? Aveva sulla, sì, le ho mangiate ieri sera, perché erano poche, pochissime. Tutte le domeniche lui faceva, almeno così la gente si riempiva della polenta e mangiava meno.
sempre, poi faceva sempre una roba buona con la polenta, però diceva che tutte le domeniche lui aveva suo ristorante sul Motorona e veniva, ci portava sempre la grappa per il nonno. Polenta e uselit. Nonno era simpatico a tanta gente, perché il nonno, se gli chiedevano un piacere, piuttosto non mangiava lui, ma però lo faceva, sempre, sempre. Non ha mai detto di no con la gente. Strisciava mai. E mi ricordo quell'uomo che passava, dove è Ciro, dove è Ciro? Mi guarda, è qui, là, e c'aveva dentro nella giacca una botticina di grappa. Ciro, Ciro, te, bevila, bevila, l'ho fatto io, è buona, è buona, è buona. Beveva il nonno. Sì, è vero, eh? È vero, so, eh? Ci piaceva il nonno, è vero. E beh, un goccino di grappa la beveva, ma non tanto, sì. Se ti mi dai soit, paghi il caffè. Invece una volta è venuto uno della polizia a prendere un po' di letame. Il nonno ce l'ha portato col trattore e poi è venuto vestito proprio di indivisa. Io ho avuto fin paura di adesso, che perché viene indivisa? Siamo nei guai. Sono nei guai. E invece no, ha portato una bottiglia di vino. Per il nonno? Per il nonno, sì. Dov'è il Ciro? Mi dice, ma il Ciro è... Dove era? Non mi ricordo più. Perché cosa ha combinato? Non ha combinato niente, le porta una bella bottiglia di vino e la beva alla mia salute. Perché? Perché mi ha portato all'etame? Prima è venuto senza divisa e io... Dopo è venuto in divisa e io mi sono sì spaventata. Mi ricordo. E il nonno accettava tutto. Povero nonno, chissà dov'è. Ma mi sente il nonno, mi sente. Io parlo col nonno, lui mi sente e mi dice di non fare e di fare. Ti dice di non fare cosa? Di non fare la cattiva. Perché secondo me io sono d'accordo col nonno. Ma ti dice mai ubbidisci un po' al Davide? Il nonno mi dice, ubbidisci il Davide, che il Davide è bravo e ti aiuta. Ti aiuta sempre. È andato ieri in Borgomanero quante volte per te? Ho rotto il vetro, è andato e ha preso come le mie. Come hai fatto a sciopare quel vetro? Gli hai dato una bomba. Ho messo dentro proprio un bel pezzo. Ma sì, ma l'hai lanciato, non l'hai messo dentro. Pensa quanto ha tribolato ieri sera il papà, tanto. Meno male che è papà. Ma papà aggiusta tutto. Però è pericoloso quel vetro, che veniva fuori anche un pochino di fumo. Io avevo sempre paura di tagliarmi. Pensa al papà, io la stufa te l'ha aggiustata. La mia lavastoviglie, cioè la lavastoviglie giù, l'ha aggiustata anche quella. Adesso ci pensavo oggi. Ha cambiato, cioè ci ha tribolato un po'. Però alla fine... Alla fine fa come il nonno. Il nonno aggiustava tutto, lui ci metteva tempo, voglia, passione. Lasciami stare che adesso devo concentrarmi. Vai, 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 diceva quando andavo giù. Lui aveva il suo appartamento degli ferri, aveva tutto appeso, mamma mia. Tutti i suoi cassettini, con tutte le vite in un modo, la vita in un altro. No, ma mi piaceva il nonno, quando andava in giro comprava lui tutti gli attrezzi, c'aveva tutti gli attrezzi. Ma li ha lasciati qui tutti, però voi li usate poco, ma pazienza mia. È andata così. 10:30, mannaggia. Guarda come sta bene quella stalla. La stalla. Nonna, sei una meraviglia... Qual è quella frase sotto che non la leggo? Ti voglio bene. Ti voglio bene. Sta bene, bravo. Hai visto che hai trovato il sistema. Hai trovato il sistema. Oggi c'è il sole, siamo contenti. Adesso devo andare a fare una call. Eulala. Sì, col computer devo chiamare. 10:30. Dai. Cosa mangi a pranzo? Cosa mangio a pranzo? Ma non lo so. Ho ste gambe che fanno un male. Ma non farlo più. Forse erano 55 kg, perché avevo su 15. 15 più l'asta, 45 più 2. Ma sei sicuro che poi... se invece di prendi una sterza che poi non puoi neanche più andare a lavorare, ma non fare tardi e non esagerare.
Se erano 50, tu fa 40. Non sì, esagerare. Una motivatrice d'eccezione. Beh, insomma, sai, se ti fai male mi spiace. Poi ho fatto un massimale di panca piana. Vuol dire? Praticamente... Quelli che hanno, cosa se ne frega se te ti fai male, sì o no? Loro basta che prendano i soldi, cioè, sì, ti aiutano, ma però... Allora, ero sdraiato su una panca, ok? E alzavo così con le braccia. Sai quanto abbiamo tirato su? 85 kg. Oh là là. Ma quanti sono 85 kg? Sono due volte la Luigina. No, prima pesavo 80 kg, sono venuto io 80 kg. Veramente? Sì, ma guarda, guarda quella fotografia là com'ero, guarda che ciccio bombolo. E poi diritta ero. Era un ciccio, guarda che avevo, mi sembrava che avevo la faccia più gonfia. Ti rendi conto che la renna ha un posto per sedersi e io no? Perché volevo che tu facevi la fotografia. Tira via quella maglia lì e fa la fotografia e quei cuscini. Fa la fotografia lì, zampata. Però devi tirare avanti quel cuore e quei fiori. Tirarli avanti, giustarli bene, per piacere. Ah, ok. Ti voglio veramente bene, Davide. Sei bellissimo. Na 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 na. Sto caffè. Mi fai dire tutto. Ti dà un po' alla testa. Guarda.